Dover realizzare. La via della conoscenza attraverso Attilio M, voce della quiete.vagliano@gmail.com. Una voce. La vostra abitudine di vivere il tempo, caricandolo dell'ansia di dover realizzare e poi di rimpianti, il tutto dentro un groviglio di pensieri, non vi fa godere ciò che è lì presente, perché il tempo viene subordinato alle scommesse sul futuro, oppure ai timori verso ciò che non riuscite a governare nella vita e nell'altro. Oppure subordinato al darvi da fare per riempirlo di ogni possibile attività di svago o di impegni vari. Sfruttare il tempo. Questo perché l'uomo nel corso degli anni si costruisce e poi rafforza un sistema d'ordine che è di difesa, attraverso il quale si protegge oppure si promuove nelle relazioni. E poiché l'altro mette in pratica a sua volta il proteggersi ed il promuoversi, queste due attività reciproche modulano il relazionarsi, trasformandosi spesso in un imporsi. Anche nel regno animale c'è un difendersi ed un promuoversi, che è diversamente guidato dall'istinto, mentre nell'uomo sono azioni subordinate alla capacità riflessiva piegata alla struttura mentale. Cioè sono strutturazioni che lo portano a diversificarsi quando si compara con l'altro in genere. Come preludio al discorso sul marchingegno, tenete presente che la struttura mentale non è altro che uno strumento di non naturalità, di irrealtà e di illusorietà, che poi si traveste in fittizia naturalità strutturata sulla base di automatismi. L'uomo che si identifica nella mente e che non pratica il dubbio, concettualizza ed agisce di conseguenza in modo talmente automatico che la non naturalità viene considerata naturalità. È naturale che, si dice, e lì abbondano affermazioni banali, spesso scontate e soprattutto condivise. E poiché una delle attività mentali è quella di esorcizzare, cioè di occultare gli automatismi, essi diventano meccanismi consolidati ed inconsapevoli.